Un ragazzo, Tachuiko, va a Shanjuku City senza soldi e un posto dove vivere. Tachuiko poi incontra un gruppo di ragazzi che lo prende in giro e anche se può combatterlo è da solo. Così lo picchiano finché non cade ai piedi di un uomo, Mako, che lo protegge e gli offre un lavoro. Mako poi gli spiega che avrebbe lavorato come talent scout presso un'azienda chiamata Barsta. Tachuiko è felice del lavoro, fino a quando non scopre che il suo lavoro consiste nel trovare ragazze da far lavorare come prostitute. Così gli dice di andare in giro a offrire donne per le strade della città di Shanjuku, ma è sempre stato rifiutato. Alla fine Tachuiko riesce a reclutare una bella ragazza e Mako la invita nella sala massaggi. Lui porta la ragazza al bordello della Bars Company, ma Mako non le aveva detto che sarebbe diventata una prostituta. La ragazza però non può rifiutare perché lo ha promesso a Tachuiko. Tachuiko però si sente in colpa perché pensa di averla ingannata. Tachuiko poi chiede a Mako il permesso di andare e gli dice anche che vuole lasciare il lavoro. Ma Mako lo ferma e gli dice che non è colpa sua perché ogni donna che ferma è libera di scegliere la propria vita. Tachuiko allora non si licenzia. La scena successiva mostra Hideyoshi, un talent scout della Harem Company, rivale della Barsta Company. Mentre sta reclutando una ragazza, Hideyoshi vede Tachuiko da lontano. Il giorno seguente, Mako porta Tachuiko al quartier generale della Barsta Company per insegnargli come reclutare ragazze. Mako gli spiega che deve capire il background e l'umore della ragazza per avvicinarsi al momento giusto. Poi dice a Tachuiko di fare a modo suo e riceve anche un complimento da Mako perché riesce a indovinare una ragazza da lontano. D'altra parte un uomo, Hayama, viene rimproverato dal suo capo. Hayama deve impedire alla Harem Company di rimanere indietro rispetto alla Barsta Company. Il giorno seguente i talent scout della Harem Company hanno esteso il loro territorio e hanno attaccato i talent scout della Barsta Company. I capi della Harem Company hanno addirittura pagato il doppio del denaro a un potente Yakuza nell'area di Shinjuku chiamata Amano. La Barsta Company però sa di questo problema, così un uomo, Seki, propone di condividere bar con la Harem Company. La scena passa a Tachuiko che lavora. Incontra una donna graziosa, Ryoko, che indossa un kimono e un aspetto diverso dalle altre ragazze. Tachuiko offre a Ryoko di lavorare con lui e la invita al ristorante per iniziare il suo approccio. Nel bel mezzo della conversazione però una coppia inizia a litigare perché la donna vuole porre fine alla relazione. Ryoko allora si avvicina al loro tavolo e aiuta la donna a lasciare l'uomo. Il coraggio di Ryoko ha impressionato Tachuiko, che ha anche picchiato l'uomo prima di andarsene perché ha insultato Ryoko. Ryoko poi porta Tachuiko al motel e lo invita a fare l'amore con lei. Il giorno seguente Tachuiko e Mako vanno al bar e Tachuiko è sorpreso di vedere Ryoko lì, ma Ryoko fa finta di non riconoscerlo. Tachuiko scopre che Ryoko è la proprietaria del bar. Mako poi dice a Tachuiko di andarsene perché deve fare una commissione con Ryoko. Mako chiede a Ryoko di presentarlo ad Amano, il suo fedele cliente. Un giorno Tachuiko riceve da Seki l'ordine di andare nell'area della Harem Company. All'inizio Tachuiko esita, ma alla fine ci va quando Seki gli dice che Mako ne ha conoscenza. Ma Tachuiko è stato usato come esca. Poco dopo viene preso dai talent scout della Company Harem che lo portano in un vicolo stretto. Sapendo che Tachuiko è stato catturato, Hideyoshi è ansioso di finirlo, come se fosse successo qualcosa tra di loro in passato. Ma Tachuiko non l'ha riconosciuto. Così Hideyoshi picchia Tachuiko senza pietà. Poi dice ai suoi amici di rompergli un dito. La scena successiva mostra i capi al raduno della Barsta Company per quello che è successo a Tachuiko. Alcuni danno la colpa a Tachuiko e ritengono che quello che è successo non è esagerato. Ma Mako si arrabbia perché non è giusto per Tachuiko. Seki poi si offre volontario per assumersi la responsabilità e dopo un po' va da solo nell'area della Company Harem per combattere il loro talent scout. Tachuiko l'accompagna anche se non si è ripreso. Alla fine incontrano gli scout della Harem Company e vengono picchiati da loro. Ma scopre che questo fa parte del piano di Seki per mettere all'angolo la Harem Company, definendola un'azienda che crea casini. La scena cambia e mostra i capi della Barsta Company che incontrano il capo della Harem Company, Matsukata. I capi di Barsta vogliono citare in giudizio la Harem Company per scioglierla. In caso contrario, il loro preside, Matsukata, deve essere licenziato. Questa situazione fa capire a Tachuiko che è stato sacrificato, in modo che la Barsta Company potesse controllare la Harem Company. Non può accettarlo, ma viene picchiato dai suoi colleghi. Tachuiko, gravemente ferito, intende persino uccidersi, sorprendendo tutti. I funzionari della Barsta Company cercano di arrestarlo e ciò porta Matsukata a rinunciare alla Harem Company per paura della morte di Tachuiko. Ma Tachuiko vuole ancora uccidersi finché non arriva Mako e lo arresta. Mako arriva con Hayama che ora è dalla sua parte. Registra segretamente l'incontro comprese le parole di Matsukata. La Harem Company si unisce ufficialmente alla Barsta Company e Hayama diventa il nuovo presidente della società. Si scopre che Hayama ha commesso un colpo di stato contro Matsukata. Qualche tempo dopo gli scout e gli altri funzionari delle due compagnie si incontrano. Le tensioni tra gli scout della Harem Company e della Barsta Company sono ancora alte, nonostante tutto. Hayama dice che dopo la fusione dell'azienda, tutti hanno avuto la possibilità di avere una posizione alta reclutando più ragazze. Le parole di Hayama incoraggiano gli scout a cercare più ragazze, incluso Tachuiko. Mako avverte Tachuiko di non fare casini, specialmente con la Harem Company. Chiede poi a Tachuiko di Hideyoshi, ma lui non ricorda nulla. La scena successiva mostra una ragazza che corre incontro a Hideyoshi, inseguita da un uomo che l'ha accusata di aver rubato denaro. Hideyoshi salda il suo debito e recluta la ragazza a Gekka come prostituta.
prostituta. D'altra parte, Tatsuhiko riesce ad avere una ragazza che vuole essere reclutata, infatti stava deliberatamente cercando uno scout. La ragazza si chiama Iko e una cicatrice sul braccio. Quando Tatsuhiko vede la cicatrice, rimane sbalordito, poi invita Iko e Geha al bordello della Rem Company sorvegliato da un uomo, Obi. Nel frattempo, al bar di Ryoko, Moko sta cercando un detective per indagare sul passato di Hideyoshi. Il giorno seguente, uno degli scout della Barza Company, Ono, recluta molte ragazze. Poi Hideyoshi e gli altri fermano Ono e gli chiedono di lasciare la Barz Company in cambio di denaro. All'inizio Ono non vuole essere coinvolto in queste cose e sceglie di lavorare in modo sano. Ma è circondato, così alla fine lascia l'azienda. La notizia raggiunge i capi della Barz e sospettano di Hideyoshi della Rem Company, che non ha soldi ma può reclutare molti scout. I capi della Barz Company, incluso Seiki, sospettano di Mako, che potrebbe avere una relazione segreta con la Rem Company. Anche se lo stesso Mako sta indagando su Hideyoshi. Di notte la vita delle prostitute nel bordello è patetica, il che è molto spaventoso. Obi picchia una delle prostitute e Ageha, spaventata, spera di andarsene da quel posto. Dall'altra parte, Oyuko sta andando in una sala giochi. Incontra per caso Tatsuhiko, che sembra felice perché ha vinto la giocata. Passano la notte insieme nel posto e Oyuko regala anche una bambola a Tatsuhiko. Poi Oyuko se ne va e Tatsuhiko è preoccupato. La scena si sposta su Ageha, che ha appena finito di lavorare e sembra esausta a tal punto da farla zoppicare. Poco dopo vede Hideyoshi e porta Ageha nella stanza per darle delle droghe per recuperare le sue energie. Nel frattempo Yuko vaga sognando ad occhi aperti e alla fine si uccide. Il giorno dopo uno degli scout della Barz Company, Yosuko, dà la notizia della morte di Yuko a Tatsuhiko e la cosa la colpisce profondamente. Tatsuhiko continua a incolparsi per non averle chiesto dei suoi problemi, Mako cerca di calmarlo. Tatsuhiko sta camminando, sognando ad occhi aperti, e rimane scioccato dai colleghi e dalle donne che ha reclutato, che sembrano felici e preoccupate per lui. Seiki sospetta della Rem Company, in particolare di Hideyoshi. Chiede a Ringo di infiltrarsi nel bordello della Rem Company. Ringo viene reclutata dagli scout della Rem Company. Dopo essere arrivata al bordello, vede le prostitute della Rem Company usare droghe, anche se la società le ha proibite. Ma Ringo non è stata attenta e uno dei talent scout la cattura. Ageha sta leggendo il suo libro nella sua stanza. Obi le dice di continuare a lavorare, anche se sta in vacanza. Si oppone all'ordine di Obi e lui la picchia. Tatsuhiko la protegge. L'atteggiamento di Tatsuhiko emoziona Ageha, che lo vede come un principe nella sua storia pittorica. Ageha chiama Tatsuhiko principe e gli dice di scappare insieme. Scappano e si fanno delle foto per immortalare il momento. Ageha però vuole tornare al bordello della Rem Company, ma Tatsuhiko glielo proibisce e la porta alla Barz Company. Nel frattempo, secondo il piano di Seiki, Ringo è riuscito a convincere Hideyoshi a negoziare la droga al bowling. Durante la transazione Seiki fotografa tutto, ma viene catturato perché si scopre che è stato ingannato da Hideyoshi e dai suoi colleghi, che si spacciavano per dipendenti della sala da bowling. I colleghi di Hideyoshi lo mettono sulla pista da bowling e Hideyoshi le lancia una palla contro la testa. Col passare del tempo, Tatsuhiko e Ageha passano sempre più tempo insieme. Mentre sono al ristorante, Ageha va in bagno, ma accidentalmente lascia cadere metanfetamine e Tatsuhiko lo scopre. Nel frattempo, i funzionari della Barz Company e Tatsuhiko visitano Seiki, che è in coma, e Ringo priva di sensi. Lì Tatsuhiko parla delle droghe dell'ex prostituta della Rem Company. Tatsuhiko accusa subito Hideyoshi. D'altra parte, Ryoko scaccia Hideyoshi dal suo bar. Poco dopo, Tatsuhiko va al bordello e scopre che Ageha è scappata. Tatsuhiko va subito a cercarla al bordello della compagnia Arem. Rimane scioccato quando la vede ubriaca con Obi. Tatsuhiko vuole portarla via, ma incontra Hideyoshi che porta una valigia di droga. Tatsuhiko picchia Hideyoshi e le persone presenti per prendere la valigetta come prova per denunciare Hideyoshi. Ageha poi finalmente si sveglia dalla sua ubriachezza, aiuta Tatsuhiko e accoltella Obi. Tatsuhiko dice ad Ageha di andarsene, ma lei sceglie di essere arrestata e di andare in riabilitazione perché è stanca di essere dipendente dalla droga. Si sentono le sirene della polizia e Tatsuhiko è costretto a lasciarla. Il giorno seguente Mako incontra Hayama per scoprire dove si trova Hideyoshi, che ha osato distribuire la droga all'interno dell'azienda. Tatsuhiko nasconde la valigia e confessa di aver perso le tracce di Hideyoshi, così tutti sono incaricati di trovarlo, incluso Tatsuhiko. Prima di andarsene, Mako fa scivolare di nascosto il GPS nella tasca del blazer di Tatsuhiko. Mentre i superiori indagano sul traffico di droga, Tatsuhiko ha un appuntamento con Hideyoshi. Mentre Tatsuhiko prende una valigia dall'armadietto, Ryoko le racconta la vera identità di Hideyoshi, basata su indagine del detective che Mako ha assunto. Ryoko gli spiega che Hideyoshi è il suo vecchio amico di nome Furaya Daiki. Gli dà i file dei dati anagrafici di Hideyoshi e gli chiede il GPS che Mako ha fatto scivolare nella sua tasca. Ryoko gli spiega che Mako l'ha fatto per far sì che Tatsuhiko non fosse in pericolo da solo. Poi gli dice di combattere contro Hideyoshi da solo per sistemare i loro affari passati. Mentre Tatsuhiko è in viaggio per incontrare Furuya, ricorda il loro litigio. Dopo un po' Tatsuhiko arriva nel luogo dell'incontro e vede Hideyoshi dall'altra parte dell'edificio. Hideyoshi pensa che Tatsuhiko sia stupido, ma è sorpreso quando Tatsuhiko gli si avvicina saltando sopra l'edificio. Hideyoshi gli dice che la sua ambizione era quella di essere temuto da tutti perché non aveva amici ai tempi della scuola e invidiava Tatsuhiko perché piaceva sempre alla gente. Dopo aver raccontato le storie del loro passato, combattono a mani nude anche se Hideyoshi inizialmente usava un coltello.
Dopo un feroce combattimento si sdraiano con le facce gravemente ferite. Tachiko si arrabbia di nuovo quando sente le parole di Hideyoshi che insultavano Akeha. Così si alza e lo picchia. Alla fine decidono di fare pace e Hideyoshi se ne va lasciando la valigia. La posizione di Tachiko è stata trovata con successo dai capi della Bars Company e lui gli dice che Hideyoshi è scappato. Mamako scopre che Tachiko l'ha lasciato andare deliberatamente. Lo avverte che la sua decisione è sbagliata. Hideyoshi viene ucciso dai suoi stessi compagni su ordine di Hayama. La morte di Hideyoshi rattrista Tachiko, ma Mamako gli dice che non è colpa di nessuno, ma delle conseguenze del loro mondo. Dopo quell'incidente, il problema del traffico di droga nell'azienda può essere fermato. Mako incontra Mano e gli chiede aiuto per proteggere la Harem and Bars Company. Tachiko poi cammina sognante in mezzo alla folla di Shinjuku City. Quando ripreso a conoscenza, Tachiko decide di continuare la sua vita come talent scout e mentre sta reclutando una ragazza vede Akeha che sembra felice. Può solo lasciarla andare, così che non rimarrà intrappolata nel suo mondo oscuro. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.